Come abbiamo visto nel video precedente, su Temu puoi trovare tanti prodotti per la pesca e non solo. Se anche tu vuoi procurarti gadget di questo video a prezzi esclusivi, scarica l'app di Temu ed inserisci il nostro codice dedicato, oppure clicca sul link in descrizione e otterrai sconti fino a 100 euro. Ci teniamo a sottolineare che il team di Pesca in Mare non riceverà alcun compenso da Temu per i tuoi acquisti. Il tuo supporto per noi è fondamentale. Con un semplice gesto ci aiuterai a creare altri contenuti come questo. Clicca il pulsante like. Ora mettiti comodo, perché dopo la meravigliosa panoramica di questa scogliera salentina scarteremo per voi i nostri prodotti. Scarteremo questi gadget in mezzo alla natura, ma senza inquinare, rassicurando tutti gli ambientalisti come noi che provvederemo di seguito a rimuovere tutti i rifiuti. Come primo prodotto troviamo canna portatile 5 pezzi. Questa canna portatile si monta con estrema facilità. Non essendo un oggetto di altissima qualità, non ha un utilizzo mirato per una pesca specifica. Ma se parti in vacanza e hai poco spazio per le attrezzature, è un ottimo gadget da portare con te. Avendo una buona flessibilità, potrai usarla per il bollentino costiero dalla barca e, perché no, anche per il light spinning. Inoltre, una volta utilizzata, la riuscirai a smontare compiendo 3 semplici gesti. Proseguiamo a scartare. Come secondo gadget troviamo pinza maxi multiuso. Con i suoi ben 52 cm di lunghezza, questo oggetto può rivelarsi davvero utile. Ti è mai capitato di perdere qualcosa in uno spazio angusto? Questo oggetto non è mirato per la pesca, ma può essere una chicca per recuperare oggetti in posizioni difficili. E non avendolo mai visto altrove, l'abbiamo aggiunto ai nostri attrezzi utili. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in tempo reale i nostri contenuti selezionati per te. Continuiamo a scartare. Totanara Multicolor 5 pezzi. Abbiamo acquistato questi Egi misura 3 pagandoli meno di 2 euro al pezzo. Scegliamo questa misura in quanto risulta essere quella più attaccata dai cefalopodi. Questi Egi hanno degli ottimi colori ed anche la fattura sembra di discreta qualità. Ci sono 5 colori assortiti, tra cui arancione, verde, blu, rosa e multicolor. Tutte con gli occhi rossi, proprio come i gamberi, assolutamente da provare. Andiamo avanti con la selezione ed il prossimo prodotto è raccoglitore per terminali. Abbiamo scelto questo oggetto perché lo riteniamo molto utile per tenere in ordine i terminali già pronti per le nostre sessioni di surf casting, permettendoci quindi di avere ami già legati in un cofanetto anti-umidità. Il prossimo oggetto è seppie artificiali. La seppia risulta essere una delle migliori esche per svariati tipi di pesca. Un artificiale unico nel suo genere che ci ha colpito a prima vista. Ha un'ottima fattura, gli occhi e i colori sono davvero realistici. Possiamo azzardare anche una trena da fondo in mancanza di esca viva. Oppure, pescando in verticale in prossimità di buone marcature, potrebbe essere davvero attirante per cernie, dentici, orate, spigole e pesci di media taglia. Proseguiamo. Forbici e slamatore. Questo piccolo e pratico kit può essere utilizzato per qualsiasi tipo di pesca in mare e in acqua dolce. Abbiamo lo slamatore e la forbicetta. Sicuramente non sarà eterno, ma dato il costo irrisorio conviene provare il kit. È sempre utile averne una di scorta. Il prossimo prodotto è un cofanetto, cerchiamo di aprirlo subito per capirne il contenuto. Se questo video è di tuo gradimento, lascia un piccolo like, ci darai un grande sostegno. E se ti piacciono gli unboxing di pesca, clicca in alto a destra. Perline salvanodo, 100 pezzi. Queste perline possono essere utilizzate da salvanodo tra girella e piombo.
ma ciò non vieta di utilizzarle anche da fermaesca con uno stopperino. Per i surf casting sono indispensabili. Pinza da spinning. Questa pinza, tramite il moschettone, può essere agganciata in qualsiasi posto. Ti è mai capitato, dopo aver pescato un predatore a spinning, di non riuscire a rimuovere le ancorette dalla bocca del pesce? Con l'aiuto di questa pinza, l'operazione di rimozione potrebbe essere molto più semplice. Inoltre, questo arnese permette anche di facilitarti nella sostituzione delle ancorette arrugginite, utilizzandolo in questo modo. Che dire, anche questo è un ottimo oggetto qualità-prezzo. Andiamo avanti e il prossimo prodotto è AmiBic 40 pezzi. Questi ami li abbiamo scelti per la pesca all'orata, avendoli usati in precedenza con buoni risultati. Ne abbiamo 4 confezioni da 10 pezzi ognuna. Apriamo un pacco e vediamoli bene da vicino. Sono affilati, ma non essendo ami in acciaio, consigliamo di non utilizzarli nella seconda battuta di pesca. Tutto sommato sono dei buoni ami Bic ad occhiello. A breve vedrai il pezzo forte di questo unboxing, rimani con noi! Sabiki. Questa montatura già pronta serve a catturare piccoli predatori utili da innescare vivi. Per avere successo la possiamo usare montandola ad una canna da bolentino pescando da un'imbarcazione. Pinza curva. Ottima pinza per slamare i pesci con il palato osseo. La riteniamo un oggetto utile da portare sempre a pesca. Bocca grip. Se ancora non conosci questo attrezzo, non sai quanto è comodo il bocca grip. Viene utilizzato prevalentemente per la pesca spinning. Una volta pescato il predatore, ti basterà usare il bocca per prenderlo dalla bocca, evitando di essere morsi o di farci male, ponendolo così al sicuro. Rispettare l'ambiente è la nostra etica. Contribuiamo tutti a salvaguardare la natura. Finalmente scartiamo il pezzo forte della giornata. Questo è un gadget di cui i veri surfcaster e spinner non possono fare a meno. Scafandro. Al suo interno troviamo subito due toppe con l'apposito collante da utilizzare in caso di foratura. Abbiamo uno stivale vulcanizzato con la stoffa soprastante. Inoltre, il tessuto è idrorepellente, quindi dopo averlo bagnato si asciugherà quasi istantaneamente. Prendendolo in mano notiamo che ha un peso ridotto in confronto ai tradizionali scafandri. Presenta 3 tasche frontali, di cui una ampia a cerniera ed una interna. Inoltre, essendo molto lungo, ci coprirà a sufficienza dagli schizzi d'acqua. Sopra la tasca a cerniera abbiamo un laccetto che consente di stringerlo al petto, fornendoci un ottimo comfort. In dotazione con lo scafandro abbiamo anche la comodissima cintura girovita, comoda per agganciare attrezzi utili. Abbiamo messo un po' a capire l'uso di questo componente. Questo è un gancio che ci consentirà, dopo l'utilizzo, di appendere a testa in giù lo scafandro per farlo asciugare correttamente. Rimani con noi, adesso lo testeremo in mare e lo metteremo a confronto con un suo concorrente. Decidiamo di provarlo in questa splendida zona del mare di Lizzano. Chiaramente non è questa la strada migliore per accedere alla spiaggia. Infatti io la faccio in scivolata. Rivediamo! E dopo questa caduta, fortunatamente in piedi, proviamo subito come veste. Una raccomandazione che ho da fare a chi decidesse di acquistare questo scafandro è di prenderlo una o due taglie più grande.
Io ho una statura di 1,80 con un piede del 43. La taglia che ho ordinato è la M12/W14 e mi calza perfettamente. Risulta facile da agganciare. Ora vedremo se ha delle perdite o delle infiltrazioni. Confrontandolo con altri scafandri, in acqua dà meno pressione sul corpo, quindi risulta più confortevole sotto questo punto di vista. Il feedback per questo oggetto è davvero positivo, fino ad ora uno dei migliori oggetti qualità-prezzo acquistati da Temu. Facciamo una panoramica. Abbiamo una tasca laterale, un'ampia tasca frontale a cerniera, un'altra tasca laterale e internamente abbiamo un'altra piccola tasca a cerniera. Poi abbiamo questo strip in gomma che ci consente di agganciare ami o artificiali. Adesso vi faremo vedere la differenza dei due tessuti subito dopo il contatto con l'acqua. Non tutti gli scafandri sono uguali, vediamo gli elementi che li contraddistinguono. Bagnando i due tessuti ci accorgiamo che quello verde rimane bagnato, mentre quello scuro, avendo un tessuto idrorepellente, si asciuga molto velocemente. L'unboxing di oggi è giunto al termine. Se ti piacciono questi contenuti, non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato a tutte le nostre novità. Ci vediamo presto su Pesca in Mare.